Siamo a Lucera, siamo in un sito inquinato, uno delle decine di siti inquinati che 5 anni fa affliggevano la Puglia e che avevano determinato l'apertura di molte procedure di infrazione a livello europeo. Adesso, tra pochi giorni, comincerà addirittura il trasporto a discarica di tutto questo materiale che sono residui di alluminio derivanti da motori e quindi sono residui misti a inquinamento da combustione di combustibile. Quindi un lavoro fatto insieme dalla Regione Puglia e dal Comune di Lucera. Qui c'è il sindaco uscente di Lucera che è stato il protagonista di questa operazione assieme alla Regione Puglia e noi ci auguriamo davvero che questa storia positiva di ripulitura del nostro ambiente possa essere di insegnamento non solo per tutti coloro che ancora non hanno capito che il mondo va tutelato, ma anche per stimolare tutti i sindaci, come avverrà e come sta avvenendo anche a Troia per la discarica Giardinetto, dove pure stiamo caratterizzando un gigantesco sito inquinato che pure stiamo ripulendo, che possa determinare tutti i sindaci, con l'aiuto della Regione Puglia, a prendere le iniziative necessarie per il disinquinamento. Sindaco Tutolo, allora raccontaci un po' sta storia di questa fabbrica abbandonata poi. Beh, questa fu posta sotto sequestro e da allora praticamente ci sono stati questi ammassi che adesso fanno più impressione, perché prima erano dei cumuli con una sorta di chianche accumulate una sull'altra. Poi il meteo, diciamo, gli agenti atmosferici hanno fatto bene il loro lavoro ed era diventata tutta polvere, era ormai disomogeneo, e quando tirava vento come la giornata di questa qua, penso che tanta di questa roba sia andata a finire nei polmoni della gente, non soltanto di Lucera, di Foggia, nei campi, e finalmente questa roba partirà. Quelli sono i primi cumuli per un viaggio di sola andata, e quindi finalmente abbiamo, come dire, migliorato l'ambiente e quindi le condizioni di vivibilità della comunità di Lucera, ma anche di quella di Foggia. Devo dire grazie alla Regione che si è mostrata, come dire, sensibile immediatamente quando abbiamo partecipato al bando, è andato tutto liscio, e per fortuna che nella programmazione ci stavano queste misure, quindi abbiamo eliminato un bubbone importante. Diciamo che le future generazioni vivranno in un ambiente sicuramente più accogliente grazie a questo intervento. Lì dietro potrete vedere degli altri cumuli di rifiuti arrivati da chissà dove, in big bag, che erano stati abbandonati. Così verrà rimosso tutto e verranno eliminati anche questi capannoni, cioè qui diventerà praticamente, quando si passerà, uno resterà pure incredulo, perché insomma era l'impatto anche visivo, era importante. Quindi è un bubbone enorme che stiamo eliminando. Il Consiglio Comunale anche di Lucera ha seguito con grande attenzione questi lavori di bonifica. Qui c'è il Presidente del Consiglio Comunale, Giuseppe Pitta, che adesso ci dirà un po' come la cittadinanza ha preso questi lavori che sono in corso. Erano decenni che la cittadinanza sperava in una rimozione e bonifica di questo sito, perché ha sempre creato allarme sociale. Ci abbiamo lavorato in maniera importante con Antonio, anche quando era delegato all'ambiente lui e dopo di lui io nella provincia, sempre in sinergia con la Regione Puglia, per fare questo grande regalo alla città di Lucera, che è quello di rivedere questa zona diciamo pulita da questi cumuli e non avere più il terrore di essere diciamo sottoposti a questi agenti, comunque, che creano allarme sociale per la salute pubblica. Quindi siamo molto felici, dopo un lavoro che è durato anni, perché sono 6 anni che ci lavoriamo, che a breve vedremo il primo camion uscire da questa discarica, diciamo così, a cielo aperto, per non tornare più. Quindi una bella pagina per la città di Lucera. Grazie Presidente. Grazie Presidente. Grazie a voi.